La moda ultimamente del marketing, soprattutto nel mondo assicurativo, è dire che il cliente è ibrido, o meglio ancora la nuova parola, il nuovo sillogismo, figital, un po' digital, un po' fisico. In realtà questa parola, figital, è un modo per giustificare che visto che abbiamo spinto tanto sul digitale e non ci siamo riusciti, proviamo a cambiare. Lo stesso era l'ibrido, vi ricordate? 15-20 anni fa nelle convention dicevano il futuro è online, il cliente pagheranno tutti, faranno, compreranno tutti di lì. I risultati hanno dimostrato che è l'opposto. E allora non è che potevano dire scusate, abbiamo sbagliato, non abbiamo capito nulla, non sapevamo nulla del mercato. Non è carino. E non potevo, sicuramente non posso neanche dire diamo le dimissioni, paghiamo i danni che abbiamo fatto. Allora ho detto no, no, ma non è proprio così. È perché il cliente è ibrido. Quindi è un sì, è fisico, ma va su internet, poi sceglie umanamente. In realtà il cliente è sempre umano. Ricordiamoci, il cliente è sempre umano. Non esiste digital o non digital. Il cliente è umano e vuole le sue cose. L'online funziona soltanto se abbassa le tariffe. Cioè prima, che è cresciuta velocemente, perché? Perché ha fatto dei prezzi bassi. Che poi sia giusto o sbagliato come li fa, come fa, è un altro discorso questo. Ma ha fatto dei prezzi bassi. E i clienti vanno lì, punto, basta, finito. Non c'è esperienza digitale, non digitale. Anzi, pur facendo prezzi bassi, per poter fare portafoglio, toc toc, vanno a bussare gli intermediari. Perché neanche in quel modo, neanche sputtanando, scusate il termine, i premi riescono a fare fatturato. Quindi quello che vi invito a fare è non seguite queste mode, concentratevi sempre solo ed esclusivamente sul cliente, sull'umanità del cliente. E i clienti non possono essere messi in categorie così come vogliono fare le compagnie quando fanno le campagne marketing, perché anche, ogni cliente è diverso, ogni agenzia è diversa, ognuno di noi è diverso, per cui il messaggio che come lo mandiamo, lo stesso messaggio, è diverso. Un conto è un bambino che dice che è buono, un conto una persona di 50 anni dice che è buono un piatto di pasta, no? E già questo è un messaggio diverso, ma il cliente stesso è diverso nei vari momenti della sua vita, nel momento in cui compra una macchina, nel momento in cui acquista una polizza, nel momento in cui ha un sinistro, nel momento in cui ha un problema di soldi, nel momento in cui gli nasce un figlio, gli cambia l'umore, no? L'emotività e per cui le motivazioni d'acquisto. Sono cose basilari che tutti noi sappiamo, ma che ultimamente magicamente sembra che ce le siamo dimenticate. Per cui torniamo sull'umanità del cliente. E vi faccio un esempio concreto di come uscire dall'umanità del cliente non funziona. Voi prendete in Italia l'elenco della produzione, dello sviluppo dell'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, gli ultimi 3 anni del mercato. Non c'è stato. Piatto. Eppure c'è l'evoluzione digital, per cui secondo la testa di molte persone, col digital, wow, oggi si vende di più. No, non si è venduto di più. Ok? Quindi il digital, cominciamo a dire, non serve a vendere di più. E uno potrebbe dire, ma no, ma sai, il mercato, c'è la crisi, c'è il Covid, però chi fa il digital vende meglio e di più di chi non fa il digital. Ok, allora prendete le tabelle IVA, Sanya, quelle che volete, le compagnie che hanno più spinto sul digital e quelle che hanno spinto meno. Non troverete differenza, sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Quindi qual è allora la differenza? È il modo di comunicare. Se comunichi male, otterrai un brutto risultato. Se comunichi bene, otterrai un buon risultato. Le compagnie comunicano tutte nella stessa maniera. Non bene perché il mercato non cresce. Quindi il problema non è digital, non digital, non è l'ibrido. Finché continuiamo a pensare a queste cose, continuiamo a perdere opportunità di mercato. Investiamo soldi su cose sbagliate. Dobbiamo investire soldi sulla relazione con il cliente, per capire il cliente, per soddisfare il cliente. E non è la tecnologia, non è la tecnologia. Sono
Sono ben altre le cose. Non è pagando il bonifico online che il cliente dice, che bello il bonifico online. Il cliente vuole la persona davanti e dice, ok, ti pago il sinistro. Poi i soldi vediamo, c'è chi preferisce l'assegno, c'è chi preferisce i contanti addirittura. Ma non si può più il contante. Sì, è vero, però il cliente magari preferisce quello. Cioè, dobbiamo capire esattamente che il cliente non è lì ad aspettarci. Il cliente ha una sua vita. La parte dell'assicurazione nella sua vita è piccolissima, per cui non possiamo pensare che lui cambi le sue impostazioni mentali, la sua vita per noi, come noi non lo facciamo quando acquistiamo nessun servizio. Pretendiamo che chi ci dà il servizio si adegui a noi. Ecco, lo stesso funziona nel mondo assicurativo. Quindi attenzione a non seguire certe mode e soprattutto attenzione a ricordarsi questo, di focalizzarsi sempre sulla soddisfazione del singolo cliente, anche perché siamo in realtà piccole, territoriali, per cui è facile soddisfare i clienti perché lo conosciamo, siamo molto diretto, ma è anche facile che se non lo soddisfiamo, questo parli male di noi. Ok? Ciao!